Mr. Mikey. Siamo tutti qui. Ci seguite e benvenuti in questo famosissimo telegiornale, il TG Merda. Oggi parleremo di notizie sconvolgenti, notizie che dovete vedere e che dovete assolutamente sapere e soprattutto sentire. Il primo nostro, diciamo, la prima nostra notizia si tratterà dell'erba blu. L'erba blu, signori, l'erba blu. Non siamo mica a Namek, che minchia siamo a Namek? No, ma anche nel nostro mondo, anche in Italia, soprattutto in Italia, esiste l'erba blu. Il nostro primo inviato è il signor Dorian B, che andrà proprio sul luogo per andare a vedere questa cazzo di erba blu. Vai col filmato e vai con il servizio. Lanciamo il servizio. Sì ragazzi, sono qui per farvi vedere una cosa pazzesca, una cosa assolutamente terribile. L'erba blu, l'ho mai vista l'erba blu in vita mia? Ora la vedo. Quindi guardate, se il cameraman mi segue, io faccio vedere l'erba blu per terra, ragazzi. Il cameraman viene, seguimi, io faccio vedere l'erba blu. Guarda, l'erba blu, assolutamente blu. Guardate, è proprio blu, cioè il colore del cielo, guardate il cielo è la terra, è uguale, stesso colore, perfetto. Guardate. Dorian. Sì? Sì, vedi che quell'erba è verde. No, è blu. Sì, ma è verde. No, è blu l'erba. Controlla la... Mare, vedi che è verde, controllala bene. Cazzo, io la vedo blu. No, no, fidati, tu la vedi blu, ma forse sei daltonico. Porca puttana, la vedo blu. Guarda, te lo garantisco, te lo giuro, su quello tu metto la mano sul fuoco, è verde, fidati. No, Darian, la vedo blu. Cioè, veramente. Allora, no, io la vedo blu. Non c'ho problemi di vista, cioè la vedo blu. Cioè, veramente. Allora, aspetta, fammi un attimo un secondo. Secondo lei l'erba com'è? Blu o verde? No, secondo me l'erba è blu. Hai visto che è blu? È blu. No, l'erba è blu, dai. Allora, detto anche il signore è blu. Ok, grazie. Vabbè, comunque, l'erba blu, pazzesco. Posso ripetere? Lancio il servizio, rappresenta la seconda zona, collezione, il cameraman, ciao a tutti, da qui, da Dorian B, è tutto. Salve dall'erba blu. Dai, che allora ci fumiamo una bel fascio di erba blu, dai. Un bel fascio di erba blu. Dai, forza, fumiamoci, dai. Va bene, adesso il nostro secondo servizio, signori. Il secondo servizio, il primo è stato fenomenale, pazzesco. Proprio, giustamente anch'io sono rimasto scioccato. Minchia, l'erba blu, andando era verde. Però vabbè, il secondo servizio parlerà di un'intervista. Un'intervista al grande, famosissimo, lo conoscono tutti, il DJ famosissimo Felion Cry. Mandiamo il nostro inviato sul luogo ad intervistare questo famosissimo cantante, musicista, DJ e soprattutto suonatore d'arpa, Felion Cry. Dorian B, il servizio per voi, vai! Sì, Dorian, siamo giunti qua con PSI, quello che ha fatto con la merda di Gangnam Style. Come ha fatto a fare quella merda di Gangnam Style? Come ha fatto? Non l'ho fatta io. Come no? Ha fatto Gentleman, non è un Gentleman, l'ha fatto Gentleman? No, non c'è Gentleman. Come si chiama lei? Lo come si chiama? Felion Cry. Felion My Cry, signori, Felion My Cry, una cosa pazzesca, è orribile, una cosa puzzetta. Felion My Cry, puzzetta, no. My Cry. Felion Cry. Cry, spesa fantastica, Cry, ragazzi, Cry, spesa fantastica, Cry, lui è Felion Cry. Che cazzo dice? Comunque, lei cosa fa nel nome? Come fa a fare questo DJ? Tipo, che fa tipo di cose, il programma di musica, diciamo, che fa è un DJ, una soluzione. E come, dov'è che va lei a fare che mantiene la musica di DJ? Come fa? Allora lei adesso ha detto lezione con la menzione di introduzione. Lei comunque le saluti. Comunque saluti il cameraman del passo nella trottatore nel quinto con My Cry, Devil My Cry. Allora tutti, azione grande. Grande, grandissimo, qua, tocca qua. Allora, signore, vogliamo un do. Ma che cazzo ha detto? Non si è capito un cazzo, ragazzi. Boh. Ma chi minchia è questo Felion Cry? Io non lo conosco, ma che minchia di servizi mi date? Ma almeno datemi qualche cantante veramente famoso. Chi cazzo è questo Felion Cry? Signori. Allora, grandissimo Felion Cry, grandissimo, sono un tuo grandissimo fan. Ti seguo da quando hai cominciato a fare lirica e musica classica. Perché fa musica? Scusa. Fa musica classica? No, veramente fa serata in discoteca, è un DJ. Ti seguo quando vai in discoteca e fai il DJ. Grandissimo Felion. Adesso passiamo al terzo servizio. Il terzo servizio parlerà di avvistamenti strani. Abbiamo intervistato un contadino che
diciamo, ha avvistato delle cose strane. Non ci dice se ha avvistato UFO o se ha avvistato l'uomo delle nevi o l'uomo di Neanderthal o il Bigfoot. Però ci dice che ha avvistato qualcosa. Andiamo a vedere che cazzo ha avvistato. Via con il servizio. Sì, Daria, sono qui con questo qui che ha visto la vita di qualcosa pazzesca. Avvistamenti UFO, tranquilli, proprio UFO. Non male che c'erano persone che camminavano così e facevano cazzate. Vedi, vedi, vedi. Lei cosa ha visto? Lo dico, raga! Ho visto una cosa fallica che si muove mangiare. Ha visto una cosa fallica, un gazzo fallico. Ma come l'ha visto? Un cazzo. Era grosso come fallo. Sì, molto. Era grossissimo, ragazzi, comunque una cosa pazzesca, la situazione. E poi ho visto tipo persone che si facevano le zone, che si prendevano le zone che fallo. È vero o no? Sì, sì. Il fallo, signori, il fallo. Attenzione, è vero, è pazzesco, una cosa bellissima. Comunque, saluta il cameraman, saluta. Alto. Saluta, ecco, brava, attenzione. E la selezione, con la mano, con l'inserzione, assolutamente. Un saluto a Dori, un saluto al cameraman, un saluto al giro e assoluta a sto fallo, grande. Il fallo. Ha avvistato un oggetto fallico? Sì, un oggetto fallico. Cioè un cazzo praticamente. Esatto. In aria? Sì, un cazzo gigante praticamente che volava. Su, che spacchio se l'ha messo nelle lene? Ma è un oggetto fallico. L'oggetto fallico del signore che ha avvistato questo oggetto. Stranissimo e inquietante. Spero che non capiti a nessuno, perché se quell'oggetto fallico vorrebbe decidere, diciamo, di penetrare, non si sa dove potrebbe penetrare. Allora, andiamo avanti. Adesso tocca al meteo, al nostro meteo. Voglio lanciare la linea al nostro meteorologo, che ci dirà com'è il tempo. Ma fidatevi, secondo me è abbastanza bello il tempo. La linea Dorian B, il nostro meteorologo. Vabbè, va, dici il tempo, dai. Guarda che sei in onda! Salve a tutti e benvenuti in questo meteo. Un saluto a tutti i leggendi che mi stanno vedendo. Oggi vi spiegherò come minchia è combinato questa settimana di questo meteo. Come vedete, il tempo è del merda. E ci sono un sacco di rovesci. Infatti le persone verranno investite da questa ondata di rovescio, ovvero do vomito, che colpirà tutte le teste delle genti. Poi dopo di questo cominceranno i veri tifoni, i veri tornati, scorreggioni ovunque, in tutta la penisola. L'Italia verrà, diciamo, ricoperta da questa specie di nuvola tossica di scorregge che praticamente inonderanno le zone nord, sud, est e ovest, e anche al centro, soprattutto al centro al primo posto. Poi praticamente, come vedete, ci sono un sacco di stronzi che cadranno a tempesta verso il nord, che poi scivoleranno verso il sud perché incontrano una specie di calore e si sciolgono e vengono verso di noi. Noi però abbiamo pensato di fare una barriera, e infatti noi adesso manderemo il nostro inviato a fare parlare di questa barriera, dove bloccheremo questa ondata di merda che arriverà verso di noi. E do la linea a questa casa, come spike si chiama questo? Dorian B! Ah, Dorian B per farvi vedere sta spike di barriera, minchia! Cioè, praticamente sta succedendo l'inferno in pratica, porca troia! A voi il filmato! Sì, grazie per la linea Dorian! E come vedete qua, sta succedendo l'inferno! Tutto sta per un bel pestiare pazzesco! La terra trema, sta... Comunque guarda, da sotto si vedono fuoco, fiamme, l'inferno si riversa sulla terra. Ragazzi, qui proprio siamo nella merda fino in fondo. Io cerco di scappare perché ho paura. Mi sono anche cagato addosso. Ragazzi, scappiamo. Oh per Dio, qua sono le persone che scappano e corrono. Oh per Dio, ho paura. Dai cazzo, scappa, vieni qua, scappa. Porca puttana, ragazzi, la mia c'è la strada bloccata, non sono potuto scappare, ho paura visto che era rosso, porca troia. Ragazzi, quella, oh porca puttana, guardate, gli Highlander, stanno arrivando anche gli Highlander. Cazzarola, io me ne scappo, me la devo abbattere per spedizione. Precauzione, vera, buonanotte, me ne sono rotte di brutte, vai. And here we are, and the justice of the Buddha, right and see, fighting for survivor, when death to me. Porca mignotta, raga, ma dove l'avete presa questa?
questo, non si è capito un bene amato bene quello che ha detto. Ragazzi, benvenuti un'altra volta. È stato chiarissimo il nostro Dorian B nello spiegare l'andamento del tempo, che comunque abbiamo visto che è abbastanza perfetto per, diciamo, in questa settimana. Con questo è tutto, abbiamo finito questa puntata del TG Merda. Un saluto grandissimo dal vostro Dorian B e alla prossima. E mi raccomando, state attenti, mi raccomando. Mi raccomando. Mr. Mike. Siamo tutti qui.